reale, però usiamo questa importanza, questa visibilità di Pompei per far conoscere anche il territorio di altri siti, questo è l'obiettivo. Cosa devono fare ancora i territori per essere pronti ed essere accoglienti per i turisti? È chiaro che è importante muoversi in sinergia, e questo lo stiamo facendo, anche questo esempio della Villa B di Oplonti è un esempio virtuoso grazie alla collaborazione molto fattiva, molto immediata del Comune. Dobbiamo sicuramente lavorare tutti insieme sui collegamenti, trasporti, servizi, ma noi facciamo la nostra parte e siamo fiduciosi che gli altri faranno altrettanto. Visto che la funzione di questa villa nel passato. La funzione non è quella di una villa di ozio, non è nemmeno prettamente parlando una villa, ma è un complesso commerciale dove sono state trovate più di 1.000 anfore, quindi anche questo fa intuire l'importanza di questo sito, ma che faceva parte di un più ampio insediamento, anche questo molto interessante. Vediamo alle spalle della Villa B una piccola strada che faceva parte di un sistema ortogonale, quindi ci deve essere un piccolo insediamento qua, con altre case di fronte che sono tutte da esplorare in una parte della storia di Pompei ancora da approfondire. Qua vicino allo spolettificio, sotto lo spolettificio dovrebbe esserci l'altra parte della villa A, la cosiddetta villa di Poppea. È opportuno scavarla e riuscire poi a preservarla e renderla fruibile. È opportuno nella misura in cui questo si inserisce in un grande progetto condiviso, anche questo ovviamente col Comune, con il Ministero della Difesa, per la valorizzazione dello spolettificio, che è un bene anche questo culturale di archeologia industriale, quindi ci muoviamo tutti insieme in questa direzione. Okay. Grazie. Grazie.